Salve a tutti e bentornati a Cucina con noi. Oggi vi propongo una delle varie ricette per preparare le zeppole, un dolce tipico della festività di San Giuseppe. Ma vediamo gli ingredienti che ci occorrono. 250 g d'acqua, 200 g di farina, 6 uova, 10 g di zucchero, 50 g di burro, un pizzico di sale, più 600-700 g di crema pasticcera, dello zucchero a velo per spolverare poi le zeppole e dell'olio di semi d'arachide per friggere. Per preparare l'impasto si procede allo stesso modo della pasta choux, quindi mettiamo in una pentola l'acqua e aggiungiamo il burro. Uniamo lo zucchero e lasciamo sciogliere il burro. Aggiungiamo anche il sale e tutto in un colpo la farina. Quindi mescoliamo. E cuociamo a fiamma moderata fino a quando otteniamo una palla liscia e compatta e si forma una patina sul fondo della casseruola. A questo punto trasferiamo il composto nella bacinella della planetaria e lo lasciamo leggermente intiepidire. Azioniamo la planetaria ad una velocità media e cominciamo a incorporare le uova una per volta. Aggiungiamo l'uovo successivo solo quando il precedente si sarà ben incorporato. A questo punto l'impasto è pronto, quindi possiamo spegnere la planetaria e ottenere un impasto di questa consistenza. A questo punto passiamo alla cottura delle zeppole, quindi con l'aiuto di due cucchiai formeremo delle sfere più o meno regolari che friggeremo nell'olio ben caldo. Le dimensioni delle zeppole dovranno essere più o meno quelle di una noce. Consideriamo che in cottura triplicheranno quasi il loro volume. Rigiriamo spesso le zeppole in modo che si dorano su tutti i lati. Una volta che hanno formato la crosticina, facciamo una leggera pressione con la forchetta in modo da aiutarle ad aprirsi. Questo ci consentirà, di cuocere bene anche all'interno. Una volta che le zeppole sono ben dorate e risultano leggere, quindi sono cotte e l'interno è vuoto, le possiamo scolare. Le asciughiamo su carta assorbente da cucina e le lasciamo raffreddare. Una volta che le zeppole si sono raffreddate, le facciamo con la crema, aiutandoci con un sacchetto da pasticceria. Non ci resta che cospargere le zeppole con abbondante zucchero a velo e servirle. A piacere potremo arricchirle con mezza ciliegina candita. Con questo tipo di impasto si preparano le zeppole conosciute come bignè di San Giuseppe. Trattandosi di un impasto che gonfia molto in cottura, non è indicato per preparare le zeppole a ciambella. Da Sonia un saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima ricetta.